KTM ha appena presentato la nuova 790 Duke per il 2023. L'Original Scalpel ritorna per confrontarsi al meglio con la nuova categoria di moto naked emergente, quella tra le medio-alte e medie delle generazioni precedenti. Honda ne sa qualcosa dopo aver lanciato la nuova Hornet con motore bicilindrico da 92 cavalli e un prezzo di listino di soli 7.999 euro. Adesso, anche se KTM non abbia ancora svelato il prezzo di lancio, possiamo presumere che questo sia più alto rispetto all'offerta di Honda. Si potrebbe aggirare intorno agli 8.500-8.900 euro. Quindi cosa offre il motore bicilindrico parallelo LC8C da 799 cm3? Beh, una potenza massima di 95 cavalli per l'Europa, cosicché da poterla depotenziare per la categoria A2 e 87 Nm di coppia. L'obiettivo degli ingegneri era quello di mantenere la ciclistica il più possibile rigida e compatta per inserimenti in curva più precisi e agili. Le sospensioni VP Apex gestiscono sia la ruota anteriore che quella posteriore. All'anteriore infatti troviamo una forcella a steli rovesciati da 43 mm con escursione di 143 mm. Al posteriore il monoammortizzatore assistito a gas è regolabile nel precarico. Inoltre è dotata anche di ammortizzatore di sterzo VP che interviene solo per garantire più sicurezza su strade pericolose. L'impianto frenante è composto da due pinze fisse a quattro pistoncini con attacco radiale, con due dischi da 300 mm all'anteriore e singolo da 240 al posteriore, con ABS cornering. La distanza della leva del freno rispetto al manubrio può essere regolata in modo da consentire ad ogni pilota di azionarla al meglio. Il serbatoio del carburante è da 14,3 litri, l'altezza della sella è di 825 mm standard o 805 con la sella ribassata e il peso a secco è di soli 169 kg. L'equipaggiamento di serie comprende luci full LED e il display di effetti a colori che indica in tempo reale quando bisogna cambiare marcia. Il traction control sensibile all'angolo di piega, la regolazione della coppia motore con modalità di guida, ma come optional si può aggiungere il cambio rapido bidirezionale e la modalità track. E beh, voi cosa ne pensate di questa nuova KTM 790 Duke? Mettetelo qui giù nei commenti. E con questo ragazzi vi saluto ricordandovi di iscrivervi a questo canale e cliccare la campanella. Seguirmi anche su Instagram agm.moto. Alla prossima, ciao belli!